Ciao a tutti gli amici di LibriBlog, oggi siamo con Adam Thirlwell, l'autore del nuovo libro La Fuga, con cui insomma, affrontiamo alcune tematiche legate proprio a quest'ultimo libro. Adam, parliamo quindi del tema della fuga, che è il titolo del tuo libro, ma sembra essere in qualche modo un atteggiamento molto ricorrente dei tuoi personaggi. Che cosa ti interessa esattamente di questo tema della fuga? Many issues, partly with the Mi idea of interessa molto la escaping questione real life. della fuga in tutti i suoi vari aspetti. Innanzitutto la fuga, scappare cioè dalla vita reale. I miei personaggi infatti vogliono sempre fuggire rispetto a quello che ci si aspetta da loro, alla vita che ci si aspetta che debbano condurre. E nei miei personaggi, quindi, per i miei personaggi cerco sempre di immaginare una vita diversa. E quindi c'è il tema della fuga all'interno del libro che pertiene ai diversi personaggi e poi c'è anche il tema della fuga per me come romanziere, in quanto alla fine del libro il narratore, che in pratica corrisponde a me, rinuncia a scrivere questo romanzo, se ne va e rinuncia a continuare a raccontare, perché i personaggi sono così contraddittori e ambigui che riescono a sfuggire al narratore e allo scrittore, quindi. Ok, ora vediamo invece qual è il significato della contrapposizione, ce ne sono molte nel tuo libro, una in particolare, quella tra la gioventù e l'età matura, per così dire. In the book. Nel mio libro io cerco in effetti di capire se sia possibile non avere nessun tipo di contrasto, assolutamente nessun contrasto tra giovinezza e invece terza età. E infatti lo scherzo, diciamo così, che percorre tutto il libro è che tutti possono essere immaturi e quindi il problema dell'immaturità è un problema universale che non cessa di essere tale a 78 anni. E poi crea una specie di paradosso per cui abbiamo il nonno 78enne che è più libertino e più immaturo del nipote che invece è molto ortodosso ed è ossessionato dal senso del proprio dovere. Quindi opera una sorta di inversione delle aspettative e alla fine c'è una sorta di dissoluzione per cui gioventù e vecchiaia si dissolvono, si sciolgono e diventano la stessa cosa. Ora invece parliamo del personaggio proprio di Hafner. Nel libro sembra che non ci sia un giudizio su questo personaggio. Tu hai voluto lasciare che fosse il lettore a esprimere un giudizio o alla fine non è importante per la narrazione che si esprima un giudizio, ma è più importante seguire le vicende di questo personaggio? A very important essay for me is in Milan Kundera's Uno Art dei of the saggi che Novel, io where considero he più says that the importanti, più novel is formativi about per me, è moral proprio judgment l'arte del romanzo suspended. scritto da I think Milan it's that Kundera, idea. It's in not cui about viene neither judging affermato nor che il judging, it's giudizio about morale being è in un that certo moral senso question sospeso should nel be able romanzo, to decide e what cioè it means quando in a si legge novel. un And I romanzo really like bisogna novel stories dimenticarsi, to bisogna take place trascurare in il this area giudizio where morale. all you're meant to do is understand somebody, and that's E not mi saying piace things are morally moltissimo judging l'arte them. del romanzo, mi I think piace moltissimo it's il not, romanzo in it's that generale for me perché as a quando novelist, si legge I un get to judge romanzo a non character. bisogna I think semplicemente towards the end, capire il the narrator personaggio, says non was kind giudicarlo of a dal punto di hero vista or a morale, monster, non kind of sta doesn't know. sicuramente a And me so come that makes romanziere it giudicare i interesting. And I personaggi. suppose that I would want the reader to keep as well. I think that E alla I would fine ci worry si if the chiede reader se Hafner sia decided un one way eroe or o un the other mostro, e la what they risposta è non lo thought so, e non definitively sta from a sicuramente a me novelistic decidere character. al So posto yeah, del so it's lettore, basically the e freedom la from libertà da that qualsiasi self-judgment giudizio è molto importante per me. Ora invece affrontiamo proprio la tua passione per la letteratura. Da dove arriva questa passione? Quando hai cominciato a scrivere? Insomma, com'è iniziata il tuo amore per la scrittura? A sad, lonely childhood. Ma forse un'infanzia I don't triste e know, I think solitaria? I've Beh, just diciamo always che loved sono reading sempre probably stato since I un was about accanito lettore. Ho 12, iniziato a leggere quando 13. avevo 12-13 I anni started e ho by iniziato a writing scrivere incredibly bad della poetry, poesia which I was very veramente proud of showing scadente. my mother. E la cosa And it strana è only che io allowed la my mother mostravo to read molto but orgogliosamente a mia madre e solo analytically. lei I la don't know poteva what this leggere. means about Magari my questo mi può unconscious. dire So I qualcosa suppose I riguardo think al I've mio always atteggiamento kind of inconscio. Ho seen sempre reading and visto una literature sorta as di something that identificazione completely tra feeds lettura each e other, vita. but Secondo me, it's very leggere difficult e to know vivere what the sia roots alimentano a are of vicenda. this Per quel kind che of passion. riguarda le radici, Basically, da as long dove as I viene grew la up, mia passione basically, per la as long as I grew letteratura, up, beh, basically, direi that che I've sempre always wanted to esistita. be. Io ho I think sempre that when I voluto fare lo started to be a scrittore. poet, Ho I was iniziato always meant to come be a poet. poeta, I got poi ci sono interested stati i in miei novels esordi, when I però realized poi that mi the sono novel could be interessato this al kind of genere romanzo formally quando ho capito constructed che literature, un romanzo but poteva actually essere something that's strutturato e much more costruito expressive than my formalmente novel. come un componimento poetico. Ora andiamo più sui gusti letterari. Che tipo di lettore sei? Che romanzi leggi? Che libri? Oppure, insomma, che generi ti entusiasmano di più? I'm a very disorganized reader, so, and a Sono un very lettore molto immoral reader, so I often disorganizzato, in un don't certo finish senso anche books, I immorale, nel think, senso che bored mi with a book, where I annoio really molto like a book, facilmente, a somehow I volte mi start capita reading di non something else, concludere i so I'm libri che often inizio a reading about leggere seven e a books volte at the leggo same anche time. sette libri And also I allo think that stesso as a reader momento you change your view, contemporaneamente. so when you're writing, that while I'm writing a novel, I'm either reading, I don't really like to E read other come novels, and I lettore don't quite ovviamente know si what that's cambia about, poi but quando si you comincia a end up sort of scrivere, i propri reading, gusti cambiano. I don't know, things that Però either have quando ad completely esempio nothing sto to do scrivendo with un your romanzo, writing, non or cerco di non leggere un
altro romanzo, oppure cerco di leggere qualcosa che non abbia nulla a che vedere con il tema del mio romanzo. In effetti non leggo mai in generale quando scrivo, perché quando hai passato anche 6 ore per scrivere un solo paragrafo, l'unica cosa che vuoi è andarti a bere qualcosa invece che occuparti di nuovo di parole e parole dopo aver finito. A proposito di gusti di lettura, ti va di consigliarci un libro che hai letto, che ti è piaciuto, oppure se ci dici l'ultimo libro che hai letto? The book I've actually been enjoying a lot. I've been rereading Thomas Pynchon's V. Consiglierei il romanzo V di Thomas Pynchon, che è una rilettura che sto facendo, in quanto la prima volta che l'avevo letto avevo 15 anni. E adesso che lo sto rileggendo ho scoperto che in pratica non mi ricordavo assolutamente niente. È una sorta di parodia di tutti i romanzi, cioè tu pensi di arrivare ad un punto in cui hai capito tutto quello che si sta svolgendo nel romanzo e in realtà non hai capito niente. E mi piace questo tipo di umorismo parodia. Ultima domanda, siamo arrivati alla fine. Allora, la rivista Granta ti ha inserito nella lista dei migliori narratori giovani inglesi. Come ci si sente a ricevere un'investitura di questo genere? Non posso che dire che è fantastico, anche se all'inizio è stato un po' terrificante come esperienza, perché la lista di questi migliori scrittori è stata annunciata prima che venisse pubblicato il mio primo romanzo, che quindi era stato letto in bozza, e sono passati addirittura 6 mesi prima che qualcuno potesse leggere il romanzo pubblicato, e quindi mi sono sentito una specie di frode, perché avevo vinto questo premio e nessuno poteva ancora giudicarlo in base leggendo il mio romanzo. In generale è comunque un grande onore, è veramente bellissimo e anche fa un po' di paura, incute un po' di timore. Puoi raccomandarci qualcuno dei tuoi colleghi autori in questa lista? Oh God, I'm going to offend everybody. I would have to recommend one of my best friends is Zadie Smith, who is on this list. Mamma mia, spero di non offendere nessuno. Potrei consigliare Zadie Smith, ma penso che la conoscano già tutti. David Mitchell, who is a really interesting novelist, British. E quindi potrei fare il nome di David Mitchell, un interessantissimo romanziere britannico. Non so se sia già stato tradotto in italiano. Se vuoi dare un saluto a tutti i lettori di LibriBlog, grazie mille a Adam Thirlwell. Thank you very much.